sei personaggi in cerca d'autore, il focus è su un legame, un connubio che questa sera fa sposare l'arte con il cibo. Allegorie e simboli, professore, si sprecano. Partiamo dal pane, il primo protagonista della serata. Sì, partiamo dal pane che è il cibo essenziale. Allora, il rapporto con l'arte sembra molto estrinseco, lontano, perché il cibo è qualcosa di essenziale, materiale, ciò che lega l'uomo alla vita. L'arte ha questa immagine di creatività, di libertà, di essenza simbolica della nostra vita. Quale può essere il rapporto? Allora, il rapporto è nella loro connessione sul significato dell'esistenza. C'è un modo di dire molto convenzionale, tradizionale, che dice non si vive di solo pane. Perché? Perché in fondo noi non vogliamo o non possiamo essere soltanto interpretati come un tubo digerente. E dall'altra parte l'arte non può essere qualcosa di assolutamente effimero, vaga, qualcosa che non ha un'incidenza concreta con l'esistenza. Ecco la connessione, l'uno e l'altro integrano il senso della vita, e in questo senso della vita si coglie il valore dell'alimentazione. E dall'altra parte l'arte ha sempre avuto e dovrà, perché non tutto è arte, anche quello che si dice che si vuole essere arte, deve continuare ad avere questo valore di rappresentazione del senso dell'esistenza. Ecco la loro unione.